I sommozzatori sono tornati sul relitto. Dopo il raddrizzamento della Costa Concordia e l'autorizzazione all'immersione giunta dal consorzio, ora tocca a loro. Primo compito sarà quello di valutare lo scenario in cui dovranno lavorare calcolando tutti i rischi, poi dovranno cercare, individuare e recuperare i corpi di due delle 32 vittime che ancora mancano all'appello, Russell Rebello e Maria Grazia Trecarichi. A Grosseto intanto prosegue il processo a carico di Schettino e uno degli avvocati del comandante della nave dà la sua versione dei fatti. Il comandante gli è stato consegnato il comando 4 minuti prima dell'impatto. Sebbene lui non abbia mai negato le sue responsabilità in quanto comandante, sicuramente le colpe che gli vengono attribuite di aver preso il comando e portato la nave chissà dove non corrispondono a verità. Il collegio dei giudici ha ordinato una perizia per visionare filmati inediti di bordo sequestrati dalla Capitaneria di Livorno e custoditi agli atti, deciso anche, come chiesto dalla difesa di Schettino e dalle parti civili, un sopralluogo a bordo per una perizia supplementare.